Ben ritrovati amici modellisti anonimi, eccoci all'uscita numero 34 di Auto Vintage Europe Collection. Oggetto di questa uscita è la Mercedes-Benz W115-200D del 1968, ma prima di osservare il modellino, come sempre, diamo uno sguardo al fascicolo. Parte del fascicolo è dedicato alla vettura in questione, vettura che ha avuto un grande successo, vettura simbolo dell'eccellenza Mercedes, declinata in diverse varianti. È un articolo che ne descrive molto bene le caratteristiche e la genesi della vettura. Si parla di stile, si parla di motorizzazione, quindi un articolo davvero molto molto completo. Nella pagina centrale, occupata dall'immagine del nostro modellino, con alcune didascalie che vanno ad illustrare alcuni elementi particolari della vettura. Si parla del motore, si parla del comfort, delle linee e di alcuni dettagli stilistici. La sezione successiva poi è dedicata alle varianti un po' più sportive e un po' più top di gamma rispetto a questa vettura, che già comunque in quanto Mercedes rappresentava una vettura sicuramente di grado elevato, però anche in questo caso comunque un articolo bello bello da leggere. Poi infine un focus su Bruno Sacco, questo designer che si è occupato della realizzazione di alcune vetture Mercedes, tra le quali la modello 190, se non sbaglio, sì, la Mercedes 190, che è probabilmente o comunque per quanto riguarda quel periodo era un esempio di stile per quanto riguarda l'equilibrio tra i volumi, l'eleganza, la sobrietà, e anche, pur essendo un'auto piccola, fondamentalmente era la Mercedes più piccola in commercio, comunque rappresentava un buon modo di accedere al mondo Mercedes. In ultima pagina poi ritroviamo l'anticipazione di quella che sarà l'uscita successiva. Avremo la Toyota Celica GT, non so di che anno, modellino che non sembra male, qualcosa forse però non mi convince, mi sembra di avere un assetto fin troppo alto e questi elementi, questi sfoghi d'aria sul cofano motore mi sembrano un filino troppo sporgente rispetto alla linea della carrozzeria, ma vedremo tutto modellino alla mano. Mentre molto molto belli mi sembrano i gruppi ottici anteriori, le frecce, apparentemente apribili le portiere, non lo so, vedremo. Ma ora vediamo il modellino. Modello che si presenta nella teca che ben conosciamo, una teca molto molto semplice ma che ci consente di osservare benissimo il modellino da ogni angolazione. Però per poterlo meglio descrivere dobbiamo sicuramente tirarlo fuori dalla teca stessa. Modellino le cui ruote girano davvero molto molto bene, super fluide, ma si tratta di una Mercedes, quindi questo fatto è anche abbastanza scontato. A parte gli scherzi, le ruote girano davvero molto 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 bene e ho avuto difficoltà a far fermare il modellino nell'inquadratura. Lo vediamo in panoramica su tutti i lati prima di poter cominciare a dare la nostra descrizione, partendo come sempre dall'anteriore. Naturalmente l'anteriore è dominato da che cosa? Dalla classica calandra Mercedes, calandra che presenta alla sua sommità la stella a tre punte. Nella recensione precedente, quella relativa alla Ford Probe, c'era un articolo dedicato appunto ai fregi sulle calandre, fregi nati non con funzioni estetiche ma per funzioni pratiche. Naturalmente anche questo della Mercedes viene descritto in quell'articolo ed è diventato poi un oggetto abbastanza ricercato e di culto. La calandra comunque è ben fatta, ben cromata, con ben in evidenza anche il logo Mercedes tampografato
sulla parte lamierata e vanno bene anche, va bene anche la scansione in listelli orizzontali, dove spicca questo elemento retinato che restituisce comunque una buona sensazione di profondità. Ai margini del muso ritroviamo i due fari anteriori, ben realizzati, con l'ottica ben simulata. Vedete anche la caratteristica rigatura degli elementi trasparenti. L'unico appunto che avrei da fare è il fatto che avrei preferito che l'indicatore di direzione, questo elemento luminoso superiore, fosse evidenziato in arancione. Mi è sembrato di vedere qualche immagine con l'elemento, col faro tutto bianco, però nella maggior parte dei casi ho visto questa, la parabola relativa all'indicatore di direzione, verniciata in arancione. Quindi, per non sbagliare, l'avrei fatta così, ma non escludo che ci possano essere stati modelli effettivamente con questa configurazione. In ogni caso, gli elementi luminosi sono ben fatti, l'ottica è ben curata, non ci sono piori di fissaggio che vadano a disturbare la vista. Inferiormente ritroviamo un paraurti in lama d'acciaio, impreziosito nella parte più esposta da un profilo gommato che andava ad attutire gli urti più piccoli. Al di sotto poi ritroviamo una targa, credo tedesca. Per quanto riguarda il cofano motore, anche in questo caso le linee sono tipicamente Mercedes, linee molto molto levigate, con questo rigonfiamento che dal margine esterno del cofano stesso va a convergere poi verso la calandra anteriore. La verniciatura è davvero di buon livello, un bel bianco steso in maniera davvero molto molto buona, sufficientemente lucido, anzi bello lucido, ma mai pesante, e infatti tutti i tagli della carrozzeria, tutti gli elementi e i dettagli si vedono davvero molto molto bene. Andando verso il parabrezza ritroviamo i due tergicristalli in plastica cromata che si inseriscono al di sopra di una grigliatura che non presenta tampografie, ma come detto prima la sottigliezza e lo strato di vernice comunque mette in evidenza tutti gli elementi della carrozzeria. Il parabrezza è abbastanza ben fatto, bordato da una cornice color alluminio, davvero davvero carino. Vista laterale del modello, una linea è molto molto classica, ma mi sembra che tutto sia abbastanza ben equilibrato. Le superfici, le lamiere sono semplici, superfici molto molto levigate. Ad impreziosire e a movimentare un po' l'andamento della fiancata ci pensa poi questo profilo metallico che va da parte a parte dal faro anteriore fino al posteriore della vettura. Un altro elemento in rilievo poi corre sotto le portiere e va a collegare i due passaruote. Nella parte centrale della vettura troviamo le portiere di accesso all'abitacolo. In questo caso le maniglie di apertura delle portiere me le sarei aspettate in plastica cromata, purtroppo sono realizzate solamente in fusione unica con la carrozzeria, messa in evidenza con un tocco di colore argento. Meglio va con i finestrini, con le cornici dei finestrini, poiché presentano profilature in color alluminio. Ebbene anche lo specchietto retrovisore realizzato in plastica cromata. Vanno bene anche le linee del gocciolatoio, delle guide antigoccia poste superiormente al giroporta, e quindi al netto delle maniglie di apertura delle portiere mi sembra una buona realizzazione. Per quanto riguarda il gruppo cerchio ruota, qui abbiamo note davvero positive, poiché tutto è ben dimensionato, tutto si inserisce molto molto bene all'interno dei parafanghi, bene il cerchio cromato, bene le coppe copriruota nel colore carrozzeria e che riprendono poi il logo Mercedes. Vanno bene anche le ruote, sono ben dimensionate sia per quanto riguarda la circonferenza sia per quanto riguarda la sezione. Al posteriore anche qui dominano linee abbastanza semplici, linee orizzontali, ritroviamo quel profilo argentato che corre lungo la fiancata, che va poi a tagliare completamente anche tutto lo specchio di coda e si ricollega al lato destro della vettura. Sul bordo
del cofano ritroviamo poi ancora una volta il simbolo Mercedes e l'indicazione del modello 200D. Ai margini, al di sotto di questo profilo cromato e al di sotto della linea di battuta del bagagliaio posteriore, ritroviamo dei bei fari posteriori realizzati in plastica trasparente tricolore, davvero davvero ben realizzati, comunque quasi sempre in plastica trasparente. Il piolo di fissaggio è abbastanza ben dissimulato, si vede davvero poco. Tra i due fari troviamo una parte un po' più incassata che ospita la targa della vettura. Al di sotto poi anche qui un paraurti in lama d'acciaio realizzato in plastica cromata naturalmente, che riprende esattamente le linee di quella anteriore, e anche qui il bordo più esposto agli urti è protetto da un profilo gommato. Al di sotto del paraurti stesso ritroviamo poi il terminale di scarico in posizione sinistra. Il bagagliaio posteriore presenta una superficie completamente liscia, carino il lunotto posteriore, poiché ben fatto e opportunamente bordato da un profilo color alluminio. Lato destro speculare a sinistra non cambia nulla, le considerazioni sono sempre le stesse, la vista superiore ci consente di vedere la vettura nelle sue proporzioni. Abbiamo questo frontale col cofano di cui abbiamo già parlato, lo spazioso abitacolo abbastanza lungo e poi il bagagliaio. Inferiormente ritroviamo poi un accenno di meccanica, niente di che, l'unica nota colorata è appunto il terminale di scarico realizzato in plastica e verniciato in alluminio satinato. Per quanto riguarda gli interni sono di colore rosso, la selleria, la cappelliera, i pannelli porta sono in colore rosso. Una nota positiva è sicuramente la parte relativa alla strumentazione e al cruscotto, alla plancia, poiché come potete ben vedere la strumentazione è perfettamente tampografata, quindi abbiamo tutti gli indicatori, tachimetro, livelli vari, e quindi davvero molto molto ben fatto. Come ben fatto è anche il volante, che presenta al centro il logo Mercedes e intorno al piantone dello stesso un elemento più o meno ovale che probabilmente fungeva da clacson, quindi questa corona color metallo che fungeva da clacson. Nel caso tutto è ben fatto, tutto è molto molto netto, pulito nella realizzazione, e in questo caso la presenza di alcuni elementi tampografati sul cruscotto davanti al guidatore è davvero apprezzabile. Quindi che dire, un modellino che non nascondo avevo acquistato con, ero andato ad acquistare con più entusiasmo, perché dall'anteprima mi sembrava migliore di quello che poi è apparso. Comunque non è un brutto modello, avrei preferito appunto le maniglie di apertura delle portiere in plastica cromata e credo una maggiore cura per quanto riguarda la colorazione delle frecce sui fari anteriori. Chiedo aiuto a voi in questo, se potete o meno confermare il fatto che questa configurazione con le frecce bianche fosse poi realmente esistita o no. Quindi un buon modellino al netto di questi due elementi che vi ho detto. Grazie per avermi seguito, arrivederci alla prossima recensione.